Sono tornate a scuola solo le sezioni GF della scuola secondaria di primo grado. Questa è la decisione presa al termine del Consiglio d'Istituto della Pascoli Crispi, che si è concluso ieri in tarda serata. Come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato ieri sul sito della scuola, le attività didattiche riprenderanno parzialmente nel plesso Iuvara dalle 8 alle 14 nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2017 per le sezioni FG della scuola secondaria di primo grado Pascoli. A quanto pare i genitori non hanno consentito la riapertura parziale del plesso, hanno chiesto che a certificare la salubrità dell'aria e l'idoneità dei locali sia l'ASP o l'ARPA. Solo quando una delle due aziende attesterà che i locali sono privi di agenti tossici e inquinanti, acconsentiranno a far tornare i bambini sui banchi di scuola. Al lavoro in questo momento ci sono gli imbianchini che stanno tinteggiando il vano scala del plesso. Contano entro domani di completare i lavori. Successivamente dovranno occuparsi delle tre aule che sono state maggiormente danneggiate dall'incendio della fotocopiatrice del 4 dicembre. Non è escluso che sigillando le tre aule danneggiate e con la certificazione di salubrità dell'aria anche da parte di un perito privato si possa riaprire il piano seminterrato e il primo piano. Si vuole evitare infatti che i bambini perdano ulteriori giorni di scuola, anche se il fatto di essere tornati sui banchi l'11 settembre, quindi 4 giorni in anticipo rispetto agli altri istituti, allo stato attuale vedrebbe gli alunni dover recuperare solo 3 giorni sulla tabella di maggio, nel caso in cui il ritorno a scuola fosse posticipato al rientro delle festività natalizie. Durante il consiglio d'istituto ieri sera è stato inoltre deciso di togliere dai giorni festivi le vacanze previste per il carnevale e altre festività.